Buonasera a tutti. Grazie di essere intervenuti a questa presentazione del CD. E è vero, in effetti mi sono occupato dell'aspetto musicale del CD. Devo dire che è stato abbastanza faticoso. Ho lavorato, diciamo, gomito a gomito, come si suol dire, poi nella stesura finale con Ignazio Marcia, che ringrazio personalmente, e gli voglio dedicare un altro applauso per cortesia, se è possibile, perché... E poi appunto tutti i musicisti, da ovviamente Pino Montalbano, che ha partecipato alle registrazioni di appunto Ennoghe e Mustaglione, a ovviamente Davide Meris, che oltre a essere musicista, oltre ad essere musicista, aver suonato anche con gli Amakiaus, aver fatto delle registrazioni, mi aiuta spesso nei problemi, diciamo, tecnici, computeristici, cosiddetti, perché adesso ormai col computer gran parte del lavoro viene appunto portata avanti, oltre poi la parte musicale, le registrazioni, che sono ovviamente importanti, perché la musica poi alla fine deve essere suonata e non, diciamo, costruita così a tavolino, soltanto a tavolino. E niente, il CD è formato da 14 brani, penso che siano tutti piacevoli da ascoltare. Potete sentire appunto i testi di Ignazio, che, come ha detto Mauro prima, è uno scrittore eccezionale, perché comunque riesce a esprimere dei concetti, a raccontare delle storie vere che tutti noi riconosciamo quando appunto le ascoltiamo, perché sono cose che vediamo tutti i giorni, cose che ci rappresentano, o esperienze che magari abbiamo vissuto, persone che abbiamo conosciuto, o persone che assomigliano a dei personaggi appunto conosciuti. Quindi sono simpatici brani da ascoltare, fanno sorridere, e vi invito a comprare il CD. Compriamo i CD anche della musica sarda, qui ci sono diversi musicisti, come ha detto Ignazio, Roberto Uzai, con cui ho avuto il piacere di collaborare, perché ho suonato con lui anche dal vivo con gli Alma Mediterranea, hanno fatto un disco, hanno registrato altri brani. Comprate i dischi degli artisti sardi, perché pur considerandoli, diciamo, minori, noi siamo minori rispetto a artisti italiani come Vasco Rossi, Ligabue, ma credo che comunque, siccome nell'arte non si può fare una classifica, altrettanto meritevoli di considerazione, ecco, dico soltanto questo. Quindi comprate i dischi anche della musica sarda, o comunque degli artisti sardi, soprattutto. Adesso, esatto, magari Ignazio se vuole cantare una canzone, tanto abbiamo qui le basi, quindi vi sentite dal vivo un brano degli Amakiaus nel nuovo disco.